L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. È la scelta giusta! Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Il nostro incontro del sabato sera, che vuole essere un momento di approfondimento dei fatti della settimana, ma schiudere anche una pagina diversa di quella che è la realtà di casa nostra. Siamo ormai nel mese settembrino, affiorano quelle che sono le reminiscenze estive. Ci schiudono le pagine per vedere le cose con un'ottica diversa. Ed in questo primo sabato di settembre vorrei porre alla vostra attenzione, ma principalmente alla mia riflessione, una delle pagine più belle che la Locride può scrivere, ma che deve cambiare sicuramente percorso e registri se vuol suonare un'altra musica. Dico queste parole da cittadino, poi da sindaco, infine da colui il quale pone alcune riflessioni nell'ambito dei 60 news di Telemia. Difatti questo che andrò a dire farà parte di uno speciale alla fine del telegiornale di lunedì prossimo, allorquando le mie riflessioni credo che debbano tornare alla memoria di tanti. Locride, capitale della cultura. Un termine molto bello, accattivante, che può essere punto di riferimento per il riscatto culturale della nostra zona. Come sindaco ho dato l'adesione, credo uno dei primi, se non il primo, alla indicazione che veniva porta dal GAL, ritenendola molto pregnante, ma se non altro per un percorso nuovo, diverso di quella che deve essere la visione e gli indirizzi della politica della nostra realtà territoriale.
L'Ocri è capitale della cultura, lo merita per il suo passato, forse non per il presente, ma il passato può essere letto in chiave nuova e diversa per proporsi con nuove e più fermanti briventi per il futuro. Fermenti incisivi che delineano quella che è stata la nostra storia. Non possiamo vivere di ricordi certamente, ma i ricordi possono essere il punto di riferimento, il volano per far sì che gli altri capiscano qual è il nostro substrato culturale e che cosa possiamo offrirvi a chi verrà dalle nostre parti. Sono stato ultimamente in quel di Santa Barbara. Io sono di casa a Santa Barbara. Nick con me parlò per ultimo e quelle sue ultime parole le abbiamo tante volte mandate in onda. Sono amico di Ischia dal 1964-65, anno più, anno meno, ma siamo a metà del secolo scorso. E allora quelle mie riflessioni che scaturiscono da quella tornata e da quella serata a lumi spente possono essere un momento riflessivo per chi e per il presidente, persona abbastanza capace, incisiva, che sa il fatto suo del GAL, non faccio nomi perché non è giusto in questa circostanza far dei nomi. Ma capire che a Santa Barbara sono state dette delle grandi sciocchezze e delle grandissime linee che non sono e non possono essere recepite da tanti. I sindaci erano assenti, tanto per dire, solo quelli della Valle del Torbido eravamo tutti lì ad ascoltare. Sindaci fuori sede, il presidente dell'assemblea, sindaco di Caulonia Belcastro, il sindaco di Condoianni, anche lì presente Luglio. Altri non ho visto. Però da più parti veniva ad essere posto come se il sindaco non fosse la panacea di tutti i mali, senza capire, senza intendere che sono i cittadini democraticamente eletti e che rappresentano i propri territori. In assenza principalmente di un progetto organico dal quale emergano fini, contenuti, momenti da porre all'attenzione di chi deve valutare l'Ocride capitale della cultura. Abbiamo sentito in quelle circostanze, anche se a lumi spenti, parole fuorvianti, spesso senza senso. Qualcuno si arrampicava sugli specchi. Per quel che mi riguarda, non ho chiesto niente, non chiedo niente, non voglio niente. Da semplice cittadino dico che così non si va da nessuna parte, che con questi intendimenti non si scrive nessuna pagina nuova, diversa per il decollo culturale della Locri. Credo che il presidente mi ascolta, perché una persona dalle larghe vedute e dalle grandissime prospettive. Il fatto stesso che ha capito come muoversi lascia intendere che le linee che lui intende porre sono chiare, abbastanza incisive e della lunga problematica accettata da tutti. Lì sembrava che i sindaci fossero la panacea di tutti i mali, che ciascuno fosse andato o verrà per chiedere qualcosa. Non hanno capito che tutti insieme possiamo crescere e basta un piccolo errore di percorso perché tutti e con la nave intera andiamo ad affogare. Quello che è stato detto non mi è piaciuto, l'ho ripetuto a tanti amici, hanno condiviso in toto queste mie riflessioni. Uno, mi sarei aspettato che il presidente dei sindaci, il presidente dell'Unione dei Comuni della Valle del Torbido, il sindaco di Mammola, cittadina che ci ospita, avessero avuto un piccolo spazio per porre un saluto. Anche questo è stato precluso. E allora dico che vanno tutti a farci friggere o a farci, mi capite molto ben che voglio dire,
per capire che non abbiamo inteso un bel niente di un percorso dalle lunghe prospettive, dalla grande vedute, dove tutto ci sta crollando addosso e nemmeno ci mettiamo di lato perché non siamo sotto quella grande massa di detriti ad essere anche sepolti, seppelliti, a non esprimere giudizi. Ciascuno pensava di avanzare pretese, di avere natali illustri, lunghe prospettive, di venire da non so dove. Noi siamo ancorati al territorio, esprimiamo l'entità territoriale, lo conosciamo meglio degli altri e di quelli che potranno venire da fuori, anche se qualsiasi contributo verrà dato potrà essere utile al fine comune. Le mie sono parole forse in politichese, ma chi ha buona memoria ascolta, rifletta e pondera. Non possiamo far finta di non capire e di non sentire. Dalla regia intanto per dire che noi come Tele Mie abbiamo raccolto in maniera positiva il messaggio, ma questo messaggio può anche essere come quello che è scritto sulla lavagna con un colpo di cassino cancellato. Dalla regia possono partire le immagini per ritornare poi nello studio. Ieri nella splendida cornice del Musabba di Mammola, un luogo simbolo della cultura mondiale, e che ovviamente insiste nella Locride, il GAL Terre Locridee ha presentato le prime attività che saranno messe in campo con l'obiettivo di arrivare al piano di azione locale verso Locride 2025, candidata alla cultura. Tutta un'altra storia di idee, progetti e visioni, una serie di iniziative che al di là del risultato della candidatura a Capitale Italiana della Cultura renderanno protagonista sulla scena mediterranea ed anche europea la Locride ed i suoi comuni per tutto il 2021. Molti presenti al Musabba, parliamo dei primi cittadini della Locride, ma anche diversi consiglieri regionali ed infine anche il presidente della regione Nino Spirlì. Molto soddisfatto il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macri, che insieme a Isk, la moglie di Nick Spatari, deceduto proprio un anno fa, è ricordato anche per l'occasione. Locride 2025 parte da qui, da Mammola, dal Musabba, con Francesco Macri, che è presidente del GAL, e Isk, che tutti conosciamo, che ormai è, diciamo, l'erede di quello che è stata l'arte di Nick Spatari e che vediamo vivere in questa straordinaria montagna. Allora Francesco, intanto come nasce l'idea di partire dal GAL e quindi dall'Ocride 2025 e partire in un posto così affascinante come il Musabba? Beh, viene di conseguenza, uno parla di cultura e la cultura qui si respira a pieni polmoni, appena entri qua dentro capisci che un posto, come diceva prima qualcuno, dove Isk e Nick hanno lavorato 52 anni per fare questo che è un capolavoro, alla fine credo che non possa che non partire da qui un progetto culturale serio. E naturalmente io ringrazio soprattutto lei, perché abbiamo parlato, abbiamo fatto una battuta, l'altra volta Isk ha detto questo progetto che per me è rivoluzionario per questo territorio, se ti va lo facciamo partire proprio come dal Musabba come punto focale di questo progetto, e lei naturalmente è stato d'accordo subito, e da questo una bellissima manifestazione dove c'è stato il contributo di tutti. Oggi erano presenti quasi tutti i sindaci, cosa che non riesce neanche alle assemblee, quindi una cosa veramente importante. Ci auguriamo però che questo serva a qualcosa, soprattutto a tenere questo posto in vita, perché questo è importantissimo. Dico, le persone devono cominciare a cambiare un po', perché io mi ricordo che negli anni 60 c'era gente molto più attiva, no? Artigiani, artisti, agricoltura, c'era di tutto e di più. Man mano, negli anni 60 poi quella gente del nord aveva bisogno di schiavi e quindi tutti i figli dei figli sono andati via. Senta, lei sente la pesantezza di questa eredità di Nick, il peso? No, perché l'abbiamo fatto insieme, stare in progetto in due, no? E quindi è stato interessante perché io avevo le mie idee, lui le sue, quindi spesso si scontrava. Lei è la lottatrice, lui il creatore. La guerriera, sì. Poi tutte le guerre che ho dovuto fare, insomma, no? Lasciamo perdere, la storia è lunga. Però mi sono anche divertita. Io sono una, non mi piace la vita semplice, tranquilla, me ne frega niente, insomma, no? E quindi
le cose di creare, di fare e tenere duro. Io sono brava in questo. Ed è felice se partirà da qui l'Ocri del 2025, capitale della cultura. E me, Francesco è un vecchio amico, siamo invecchiati insieme, siamo quasi. Madrina d'eccezione è stata la giornalista Rai Anna La Rosa, che tutti ricordiamo nella sua conduzione di telecamere e come portavoce del progetto L'Occhio del 2025. No, io ci credo davvero. E, ci credo perché la prima volta che non si candida una città, un comune, una realtà, ma tanti, sono 42 comuni e 42 territori diversissimi tra di loro, molto diversi, cioè pensa a San Luca e Rocella Ionica, veramente molto diversi. Poi perché, e quindi la prima volta che sono tanti territori che si candidano, poi anche perché voglio vedere se questa volta avranno un'attenzione oggettiva, perché poi per la candidatura europea è una cosa diversa, ma la capitale della cultura italiana, il governo ha un grosso peso nella decisione e quindi voglio vedere se prenderanno sotto gamba questa volta la candidatura di una parte della Calabria che è stata sempre delegittimata, sempre denigrata, sempre trascurata, e noi lo sappiamo bene. E io ringrazio Telemia, perché il lavoro che state facendo, e per fortuna riesco a prendervi anche da Roma, è davvero, faccio i complimenti, è un lavoro diverso. Voi raccontate un'altra storia e c'è bisogno di questi racconti ed è quello che vogliamo fare da qui al 2025. E poi... Un intervento molto incisivo, quello del Presidente della Regione facente funzioni, Nino Spirlì, che ha voluto parlare anche in particolare da Assessore alla Cultura della Regione Calabria in un luogo intriso di storia. Ma intanto il primo patrimonio di questa terra sono i calabresi, che hanno una storia ultramillenaria di grande audacia, di grande coraggio, di grande tenacia e poi di grande partecipazione alle arti, oltre che ai mestieri. Noi abbiamo avuto dei grandi filosofi, scrittori, storici, artisti delle arti del teatro, della danza, musicisti importanti, ma poi abbiamo una sorta di diffidenza, di una strana diffidenza quotidiana nei confronti del mondo dell'arte. Ci teniamo, speriamo sempre che tutti quanti lo apprezzino, però poi noi siamo i primi a non apprezzarlo. Io leggo molto spesso degli sfoghi contro chi appartiene al mondo dell'arte. Per offendere una persona molto spesso lo si addita come appunto un uomo, una donna di spettacolo, quando si dice per una donna che magari vuole viversi la propria vita più in maniera più personalizzata, si dice sta ballerina, o degli uomini, no? A me molti davano del cabarettista come per offendermi, è una delle cose che ho fatto con grande onore e che continuerò a fare, spero, quanto prima, probabilmente anche assieme alla politica, fermo restando che c'è sempre un tempo per tutto. Allora io penso che essere capitale della cultura abbia delle necessità. Capitale della cultura significa che gli abitanti di questa zona devono essere detentori della bella medaglia dell'arte e della cultura, devono essere dei campioni di cultura, dei campioni di accettazione, dei campioni di disponibilità. Devono abbandonare i pregiudizi, devono abbandonare i preconcetti, devono abbandonare la corsa al giudizio, anche del giudizio a posteriori. Bisogna avere la grande capacità che ha avuto per esempio Nick Spatari, che ha avuto Ishke, Mahas, di venire in questa montagna sacra che era nascosta e di tirarla fuori a suon di fatiche quotidiane per farla diventare oggi una montagna dell'arte, una montagna sacra dell'arte e degli artisti. Oggi siamo qui simbolicamente
a chiedere, come dire, che venga riconosciuta la candidatura della Locride come capitale dell'arte. Allora, se siamo venuti proprio qui è perché all'arte e alla cultura diamo una grande importanza, la dobbiamo dare 24 ore al giorno. Siamo rientrati in studio. Io devo congratularmi con i ragazzi, con l'editore Mazzaferro, con chi ha smontato il servizio, che ha avuto anche una grande accortezza di eliminare le stolture che in quella circostanza sono state proferite. Avete visto, amici telespettatori, io una settimana prima sono stato polemico col presidente facente funzione Spirlì, ma in quelle circostanze, in quel Musabba, ha saputo esprimere e rappresentare da par suo quella che è l'entità della manifestazione e come la stessa deve essere concepita ed inserita in un contesto funzionale a quello che è lo scopo di Locride Capitale della Cultura 2025. Questo è l'intento. Se vogliamo uscire tutti vincitori e non con le ossa rotte. Queste mie semplici riflessioni vogliono essere soltanto un momento di rilettura di quel che sta avvenendo, sprecare questa ulteriore occasione su principi, circostanze e motivazioni che non ci interessano, dove forse qualcuno va a vedere come poter coltivare meglio dell'altro il proprio orticello. Noi siamo avulsi da questa mentalità culturale e politica, noi siamo figli di questo territorio e forse pochi sanno da dove sono girate queste immagini in linea d'aria che potevano essere 30-40 metri, ma non di più. Vi era una necropoli ellenica, punto di riferimento per quel che riguarda la via istmica che i locresi ponevano con la subicolonia di Medima. Questa è la storia, questa è la Valle del Torbido, da questa Calabria vogliamo partire, da quella Valle del Torbido che può raccontare 8.000 anni di storia senza soluzione di continuità, che nessuna entità culturale calabrese e forse nemmeno italiana può descriverla perché non dispone, perché non ha, se non chiacchiere. Qui invece il piccone dell'archeologo ha fatto affiorare alla luce 8.000 anni attraverso i reperti che sono testimonianza della presenza dell'uomo in un determinato territorio, e questo non è di poco conto, ma ritorneremo su questi argomenti anche perché il tempo, ahimè, non sarà in questo caso tiranno. Vito, a me è piaciuto Spirlì, sembrava un altro presidente lì a Musabba, ma ha capito e ha detto in maniera molto chiara che i calabresi meritano tutt'altro rispetto, che noi dobbiamo essere insieme, far rete per poter veicolare i messaggi che ci spettano e che garantiscano quello che è il nostro destino, ma principalmente partire dal passato per vivere il presente e rilanciarci con una linfa nuova e con mentalità diversa nel futuro. A me interessa e piace l'idea, la proposta in effetti molto, è programmatica, e lo dico perché è programmatica ed è interessante. Poi lanciata da quel contesto e richiamando la valorizzazione di un contesto artistico come quello del Musabba, secondo me è veramente da coltivare e da prendere sul serio. Quindi io mi congratulo sia con gli esponenti del GAL, mi pare che siano loro, con il barone Macri, che mi pare sia il presidente del GAL, no? E di tutto sì, è stato fatto benissimo, la proposta è stata lanciata molto bene. Ora, perché dico che è programmatica? Non solo per i motivi che sono stati benissimo esposti, no? Noi siamo come terra della Locride, noi custodiamo tesori inestimabili, però spesso dentro grandi contraddizioni. Questo è l'aspetto che più, è l'impatto
questo che ne viene fuori, no? Quando uno parla del Musab, quando parla di Gerace, quando parla di tutte, non so, degli scavi di Locri e Zefiri, tutto quello, quel patrimonio che abbiamo dentro questa cornice di 42 comuni, questo è qualcosa che noi sappiamo essere patrimonio nostro, che ci viene da lontano, e come nel caso del Musab coltivato anche in chiave artistica moderna. Il problema è tutto il contesto delle contraddizioni. Quando si parla di capitale della cultura, significa poi presentarsi con un occhio complessivo a 360 gradi, non basta soltanto avere i gioielli, significa avere anche il contorno, significa avere lo scrigno dentro il quale porre i gioielli, cioè lo scrigno deve avere la stessa valenza del gioiello, altrimenti perde di valore il suo bene principale. Allora, e questo deve essere programmato, ecco perché è importante il ruolo degli amministratori. Questa proposta che va per il 2025, se è un arco temporale attraverso il quale l'amministratore, il cittadino, come diceva appunto il presidente facendo funzione Spirlì, si assume in proprio la responsabilità, perché dobbiamo essere convinti di questo, non basta soltanto possedere il bene, si tratta di comportarci collettivamente a garanzia di questo bene culturale. Ora, Tupai, io quest'anno sono stato con degli amici e venivamo dalla strada a scorrimento veloce e ci mettevamo sui due lati, sia verso Siderno sia verso Roccella Ionica. Ora è un pugno nello stomaco vedere tutte quell'immondizia che non è, è frutto del comportamento incivile dei singoli, no? Ma che non può neanche lo stesso amministratore rincorrere quotidianamente. È una fatica enorme se non c'è un comportamento conseguente del cittadino. Certo, poi ci vuole a un certo punto l'intervento rassicurante, forte, per rimuovere questi ostacoli, però alla base c'è il comportamento individuale. Ecco perché ti dico, può essere un elemento di impegno collettivo, sia sul versante di voi amministratori, sia sul versante del cittadino nel suo insieme, perché se tu vuoi arrivare a quell'appuntamento, devi arrivare con quello che hai di valore artistico inestimabile, ma devi arrivare con lo scrigno in grado di custodirlo e di offrirlo, altrimenti è come se tu entri in una bella villa, però appena arrivi in questa villa devi passare per forza da una discarica a cielo aperto. Questo non è assolutamente praticabile, però l'idea è interessante, è programmatica, quindi questo è di grande rilievo. E si tratta, giustamente, come diceva anche la giornalista Anna Rosa Macri, di coltivarlo attraverso un'informazione e anche un modo di battere sul versante dei comportamenti civili, che richiami alla responsabilità individuale. E non è possibile stare dentro un contesto di questo genere e non avendo cura di ciò che noi abbiamo come bene comune, come bene collettivo. Quindi io applaudo a questa iniziativa e sono certo che ne trarrà beneficio anche come messaggio appunto di culturale più complessivo e non tanto di valorizzare i beni che sono inestimabili, su questo non si discute. I beni capitale invisibile, che diventano però un elemento pernicioso per la colonizzazione di quelle realtà e di quei popoli più deboli. Ecco perché io sono partito col mio assunto, perché ero presente in quel di Musab. Abbiamo voluto dimostrare come un servizio televisivo montato bene dà risultati diversi e si pone come messaggio accettabile da tutti, senza polemiche e senza inficimenti di sorta, però anche un messaggio, il mio, al presidente del GAL, che è una persona alquanto valida e dalle ampie vedute, che bisogna mettere dei paletti a dei qualunquismi dilaganti,
capire attraverso una realtà progettuale che non può essere avulsa, che se ne possa intendere da quelle che sono poi le realtà con gli enti locali per porre in essere un progetto accettato, condiviso principalmente da tutti, nel comune interesse, dove l'immagine che viene ad essere veicolata, al di là se sarà la Locri capitale o meno della cultura, può essere un punto di riferimento, una cartina di tornasole per chi vorrà venire da noi, capire chi siamo, cosa rappresentiamo e come ci vogliamo proiettare nel futuro, e già di per sé sotto tutti i punti di vista è positivo. Noi abbiamo perso in Italia delle grandi occasioni, si sta votando a Roma, si voterà a Roma, non aver accettato le Olimpiadi, non abbiamo capito quale male abbiamo fatto al paese, non abbiamo capito che noi possiamo esporre immagini sotto qualsiasi punto di vista. Io vengo da Napoli, 4 giorni a Napoli, e passando da Matera, realtà che nessuno, nemmeno spesso il visitatore accolto, riesce a percepire in queste nostre grandi città, che sono perle non soltanto per chi vive, ma per chi ha un approccio con queste nuove realtà, che sicuramente si rifanno al passato per però vivere questa realtà. Scusa se ti interrompo, è importante, questi eventi hanno una duplice importanza: uno, valorizzare il patrimonio esistente; due, e che è l'occasione per rivedere il nostro atteggiamento, principalmente. Il nostro atteggiamento, certo, ecco perché non è soltanto la massa di finanziamenti, sì, che arriva, ma anche riflettere su come si agisce collettivamente. L'esperienza di Matera, ad esempio, no? Che capitale della cultura, sì, ma per arrivare ad essere capitale della cultura ha fatto un percorso quasi di 50 anni, no? Perché ed in silenzio. Quello che è stato Matera 50 anni fa, quello che era Matera 50 anni fa, ci viene dalla letteratura, ci viene anche dal grande cinema. Quando Pasolini, sì, girava i suoi film tra i sassi di Matera, non era, sì, la Matera di oggi, però era già stata vista come quello, le potenzialità che aveva erano le stesse potenzialità che scriveva Rocco Scotellaro nei suoi romanzi. Però da lì è partito un impegno collettivo che ha fatto sì innanzitutto che si preservasse il patrimonio, no? È quello che purtroppo non abbiamo noi. Noi accanto allo scrigno d'oro abbiamo il non finito ionico, che è un pugno nell'occhio. Ora, rimettere tutto in un contesto, riordinare, ci vuole tempo, però l'evento culturale di quella portata impegna il cittadino a 360 a rivedere i propri atteggiamenti. Ecco perché è importante, hanno fatto bene, è un'intuizione molto bella quella di proporre in un arco temporale che ci consente, il tempo anche c'è. Che c'è un arco, l'unica cosa che c'è, è eliminare quei grandi sassi che possono ostacolare un percorso. E per questo ti dico che è programmatico. Perché tu sai benissimo, ma è programmatico, dove ciascuno metterà. No, ma di là, senza pregiudizi, giustamente come diceva il presidente Spirri, senza avere pregiudizi. È programmatico, è un obiettivo programmatico che, se verrà gestito da una regia attenta, perché ci vuole una regia molto attenta, può dare sicuramente buoni frutti. Io sono condivido questo, di togliere le prime, come si dice, i primi attori. Vabbè, ma non mettiamo, bisogna stare, essere cauti, cauti, perché un'orchestra è formata da tanti musicisti, le note sono sempre 7, ma quella musica può essere una grande melodia, ma può essere una grandissima distonia
in quanto anche grandi orchestrali, anche grandi professori d'orchestra, quando ciascuno poi suona a proprio uso e consumo, quelle stesse note diventano poi un elemento di suonatura. Prendiamo il messaggio che lanciamo. Questo è il mio di prendere. Ho detto che chi ha montato il servizio ha fatto una grande opera di capire le positività rapportato al dire e presentare su un vassoio d'argento che cosa vuole essere Locri capitale della cultura e come si vuole la stessa proporre ai fini di risultati positivi, anche perché il tempo c'è, siamo 2021, dobbiamo arrivare al 2025, questo è il senso del mio dire. Crediamo però di aver fatto anche un'opera informativa importante e di aver detto anche le cose senza inficimenti, senza un discorso politichese, con l'intento che noi potremmo essere impegnati, ma senza chiedere niente in cambio. Noi vogliamo una Locri diversa, che effettivamente possa rappresentarci tutti come Locri, del capitale della cultura, e mi pare che sia un qualcosa alquanto positivo e propositivo sotto tutti i punti di vista. Di che cosa dire, Vito? Noi avremmo questa settimana tanti di quei punti, anche se abbiamo occupato molto spazio su questo argomento che valeva la pena. Si stanno svolgendo le Paraolimpiadi, stiamo vedendo tanti giovani, meno giovani, ragazzi con tante menomazioni, ma che stanno trionfando, che ai pregiudizi hanno saputo porre una barriera di nuove visioni, si stanno facendo onore a queste Paralimpiadi. Tanti giovani hanno rappresentato la nostra realtà, il nostro bel paese sotto tutti i punti di vista. Ogni giorno una pioggia di medaglie, ma la medaglia non soltanto come medaglietta ricordo. Io ho visto quella lanciatrice del peso femminile, dice sempre ho lanciato oltre i 15 metri, ho preso una medaglia d'argento, non un qualcosa di poco conto, però era con e quasi quasi sconfortata, dice, proprio in quella circostanza, per dire con quanto impegno, con quanta forza, con quanta abnegazione questi giovani si sono sottoposti ad allenamenti duri per poter essere poi protagonisti anche in questa realtà olimpica. Paralimpiadi 2021, l'Italia mi pare che possiamo dire che c'è. Non solo l'Italia, da questo punto di vista io farei due riflessioni, uno sul risultato proprio tecnico della manifestazione che ha assunto un valore, questo è un piacere anche come viene proposto dalla comunicazione, pari alle Olimpiadi dei cosiddetti normodotati. Da questo punto di vista dovremmo parlare di Olimpiadi e basta, senza dire che sono Paralimpiadi e così via. Ma poi c'è un dato importante, mentre nelle Olimpiadi che abbiamo vissuto un mese fa non c'è stata la presenza della Calabria, ci sono state tre regioni assenti e la Calabria è una di queste assenti. Nelle Paralimpiadi è presente la Calabria ed è presente la provincia di Reggio Calabria, no? Noi abbiamo visto i festeggiamenti dell'oro di Enza Petrilli, no? All'arco, il tiro dell'arco, ma abbiamo avuto da Pellaro abbiamo avuto quella sul volley, Battaglia, Raffaele Battaglia, abbiamo avuto quella di Villa San Giovanni, adesso mi sfugge il nome, no? Che si è affermata e si è affermata in modo eccellente. Quindi noi abbiamo tre atleti che si sono distinti e qui va la riflessione. Una è quando parliamo per esempio di strutture, no? È chiaro che per realizzare determinati risultati occorrono le strutture, lo vediamo quando si stila poi la graduatoria tra gli stati e tu vedi emergere adesso l'emergente Cina, emerge perché mette a disposizione investimenti in strutture non indifferenti, gli Stati Uniti storicamente il paese guida dei giochi e così via. Però
E l'altro dato è la forza di volontà e quindi la determinazione di queste persone, cioè che hanno fatto della loro difficoltà un motivo anche di impegno, di vitalità, di vivere la vita, questo, di conquistarsi la vita. Questo è un aspetto fondamentale che va sottolineato e che naturalmente danno poi l'orgoglio anche del senso dell'appartenenza, di dare un contributo a una comunità, come in questo caso la comunità nazionale e la comunità locale. Ci sentiamo orgogliosi come calabresi per i nostri atleti. L'altro aspetto che purtroppo ho visto assente, almeno io seguo le Paralimpiadi, ma adesso questo non ho più come quest'estate il tempo di vedere, leggo così sommariamente, è come si è arrivati alla cultura della diversamente abile. Questa è una cosa importantissima. Ha preso piede in tutto il mondo, sembra un fatto strano. Sì, ma nel nostro paese, in Italia, questa cultura ha un merito storico con tutte le sue difficoltà. Esatto. La scuola. Guarda che non esista, in altri paesi europei non c'è la stessa cultura sulla diversità, sulla disabilità come c'è in Italia. Noi dal 74, i famosi decreti del 74, dove sono state abolite le classi differenziate e si è puntato all'inclusione, quindi alla coesistenza. Vedi che in altre parti d'Europa, penso per esempio alla civilissima Germania, ancora la diversità è scolasticamente trattata con classi differenziate. Quindi mentre nel nostro sistema, e questo ha creato anche una mentalità di inclusione e di accettazione del cosiddetto tra virgolette diverso, che non è più considerato tale, e questo è un merito storico che ha sia la scuola italiana come istituzione e principalmente la cultura pedagogica che sta alla base di questo pensiero. E quindi è un risultato che viene da lontano. Secondo me è un risultato che viene da lontano. Noi di solito siamo molto pignoli a lamentarci, ad accusarci, ma questo deve essere riconosciuto come merito. E secondo me l'informazione, no, che parla soltanto dell'aspetto tecnico delle pari, quella barriera del pregiudizio è crollata. Parliamo più, ma lo vedi sulla carta stampata questo discorso come se fossero quasi degli esclusi, no, che partecipano a pieno titolo. Quel diverso non diventa diverso. Valore. No, ma non e solo, come tale viene ad essere inserito nei vari contesti. Ma non formativi. È percepito più come diverso, questo è importante. Ecco. Soltanto che tu questo lo leggi sulla stampa, nell'articolo di approfondimento, come in questo caso il riferimento che abbiamo fatto noi, nell'informazione veloce e spicciola, quello che non è assolutamente possibile, questo tipo di riflessione, emerge soltanto il dato tecnico. Tecnico, se è avulso invece da quello che sta dietro Ecco. Esatto, perché di solito diciamo ci vogliono le strutture, eppure specie sulla disabilità, grandi strutture non ce ne stanno, sono assenti, eppure vedi in questo caso la forza di volontà, poi sicuramente sostenuta da una famiglia molto attenta, molto partecipe, questo è molto anche una conquista di tipo individuale nel nostro caso, però nel caso dell'Italia far emergere nella discussione l'elemento fondamentale del contributo che da 50 anni dà il pensiero scolastico, l'inclusione, la politica dell'inclusione in Italia, secondo me non va assolutamente tenuta ai margini. E questo è già di per sé è una cosa molto. Adesso vorrei che noi ponessimo anche un po' di attenzione a quello che sta avvenendo in questi ultimi giorni. Con il 1° di settembre, dovunque tu vai, devi presentare il tuo Green Pass. E allora, Green Pass. Che cosa ne viene fuori? Tanta baldoria politica,
nelle grandi stazioni o nei grandi aeroporti tu vedi ancora sanitari pronti a fare tamponi. Non siamo o viviamo entità e realtà diverse. La politica che usa linguaggi che non sono quelli della medicina, la medicina che si sforza in questi ultimi tempi, si intende, non prima, di parlare con un'unica voce e con un solo linguaggio. Il Presidente del Consiglio che ripete in ogni circostanza l'opportunità dei vaccini, l'opportunità di andare con le mascherine, di fare una scuola in presenza e senza mascherine. Noi siamo sempre il bastian contrario. Secondo te queste nostre indicazioni, che spesso sono campate in aria, sono frutto di che cosa? Perché il nostro sistema e il nostro popolo non si adeguano a quelle che sono le indicazioni che provengono dal Ministero, dai vari rappresentanti delle istituzioni che ogni giorno danno, indicano, propongono quelle che sono le linee guida per uscire da questa pandemia? Pure tu dai una rappresentazione, che su questo non, infatti non sono d'accordo. L'informazione in genere, e anche tu in questa riflessione, si dà eccessivo rilievo ai, dice qui adesso, l'altro giorno, una giornata intera a parlare della protesta dei Novax, alla fine erano quattro gatti, no? Stessa cosa, stamattina leggiamo, c'è un sondaggio che dice che 9 italiani su 10 sono per il vaccino obbligatorio. Quindi non ho capito, siamo noi e l'informazione, secondo me. Sai perché ti continuo? Sì. Perché io l'ho visto di presenza. Ma, alla stazione di Napoli. Molto rumore. Alla stazione di Napoli. Tantissima gente, ma tantissima, che andava a farsi il tampone. Allora, ma come si spiega? Allora, c'è molto rumore su questa contrarietà, molto rumore, rispetto invece alla massa sterminata, che è la stragrande maggioranza della popolazione. Ma che fatto, ma aspetta, fatto, aspetta, fammi le, concludere. I vaccini. Intanto sono passati dei mesi. Aspetta, io stavo dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che un'informazione che deve essere tale deve dare il giusto peso, no? Ora, stamattina ti dicevo, è stato dato sui giornali, il 9 italiani su 10 sono per la vaccinazione obbligatoria. È un dato straordinario, significa raggiungere la cosiddetta immunità, cosiddetta di massa, non di gregge, che è brutto questo termine, di gregge, di massa. Ora, in questo caso, perché dare tanta enfasi al Novax? Che poi si ritrova, se tu metti una telecamera e la fai piuttosto stretta, ti sembra chissà che cosa, e non è certamente Piazza San Giovanni riempita. Invece, questo crea un altro aspetto. Anche quelli che noi abbiamo enfatizzato come gli influencer, no? Oggi tu sai, se queste figure che con un click, anche queste sono figure pompate, è l'informazione che gestisce, a mio parere, male non dà la dimensione del reale. La dimensione del reale noi la vediamo, adesso hanno introdotto l'obbligatorietà nella scuola, noi non abbiamo nessuna difficoltà, io non riscontro nessuna difficoltà. Il primo settembre sono venuti tutti, quei 2 o 3 che non erano in possesso si sono messi subito in ordine. Ora, ma invece, per 3 mesi, ma bisognava arrivare il primo settembre? No, aspetta, però per 2 o 3 mesi, mentre come tu dicevi, il governo, il commissario Figliuolo lavoravano come hanno fatto così bene, tutti quanti a dire però questa alternativa, questo dibattito infinito che non finisce mai, accende sta televisione.
dalla mattina alla sera non senti parlare altro, chi è favorevole e chi è contrario. Ma è una cosa indicibile, perché poi nella realtà questo non esiste, non si riscontra. Ti dicevo, noi il 1° settembre abbiamo messo lì un banchetto all'entrata della scuola, abbiamo messo l'applicativo, tutti quanti si sono presentati con il Green Pass, con la certificazione sostitutiva, perché devono completare il ciclo vaccinale. Ora, io non vedo nella realtà, che meno incontro io tutto questa diffidenza, che poi tu su 60 milioni di abitanti trovi 1.000-2.000 persone che sono contrarie, no, non è la fine. No, e questo sono io, stati noi parliamo di quelli che sono i dati. Io invece penso che qui c'è una gestione scorretta, molto scorretta della comunicazione, e qui ha una grande responsabilità. Bisogna tornare a riflettere che significa l'importanza del servizio pubblico. Vede, quando si parla la RAI, privatizzarla, no, in quel caso il servizio pubblico, in questo caso il servizio pubblico deve svolgere una funzione educativa, no? Deve svolgere la sua funzione, così come il mondo della cultura, ecco, deve mobilitarsi per svolgere questa funzione culturale educativa, perché è un'informazione senza metro, è una informazione che va veramente, certe volte crea il mostro quando il mostro non c'è. E allora è inutile, io dico che è assolutamente inutile. Ci stanno anche, e ci stanno benissimo, una quota di, la troverai sempre, anche nel paese più dittatoriale del mondo troverai il bastian contrario, ma di questo da fare un intanto marcio. Noi speriamo, noi vogliamo che tutti vengano a vaccinarsi, quelli che mancano, perché peraltro è anche pure vero che piccole cose poi incidono in maniera, noi vediamo ancora morti ogni giorno, anche qui vanno molto i comportamenti poi dei singoli. Io sono stato nel Tanzarese in un ristorante, tutti quanti siamo stati controllati con esatto. C'era chi non aveva il Green Pass, diceva no, la gente deve andare via. Amici telespettatori, abbiamo trascorso una piacevole serata, abbiamo parlato di cose di casa nostra, però anche allargate a quello che è il contesto del nostro paese. Noi ci vedremo mercoledì con Vito alla stessa ora per continuare questo discorso che abbiamo interrotto stasera, anche perché ahimè il tempo è tiranno. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi e la buona serata a tutti. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito.
Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.